Sì, adesso a Parma siamo sotto la pioggia, ma la neve è caduta abbondante, 40-50 centimetri anche sulla città. Una neve prevista, ma che comunque è bastata per mettere letteralmente in ginocchio Parma. Senza luce elettrica, senza riscaldamento a causa di blackout, rami e alberi schiantati, e questo ha provocato anche problemi sulla città. Ovviamente sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile per rimuovere gli ostacoli. Viabilità extraurbana letteralmente paralizzata. Sulla via Emilia e sulle tangenziali si è creato una coltre di neve pressata e gelata che ha reso difficilissimo muoversi, si viaggiava a non più di 10-15 km all'ora, situazione poi resa peggiore dai mezzi pesanti che sono stati fatti uscire dall'autostrada del Sole, dalla 1, e quindi sono riversati sulla viabilità ordinaria. Domani le scuole resteranno chiuse, forse dovranno essere chiuse già anche oggi, e questo ha creato un po' di polemiche, sperando che la temperatura non si abbassi troppo e che la neve non si trasformi in ghiaccio. Da Parma è tutto. Lasciamo il maltempo per la politica. Sarà la riforma costituzionale il primo test sull'effettiva rottura del patto del Nazareno. Il governo, deciso ad andare avanti anche senza Forza Italia, potrebbe contare su qualche rinforzo dall'opposizione. Renzi dice: spero prevalga la ragionevolezza, ma se si rimangiano l'accordo, allora buon appetito. Intanto in cassa l'arrivo nel PD di un gruppo di parlamentari di Scelta Civica. Pierluca Terzulli. Accogliamo l'invito di Renzi e aderiamo ai gruppi PD di Camera e Senato. Con queste parole affidate a un comunicato, sette parlamentari e un vice ministro di Scelta